Laila, ti fermi anche tu qua? Quando lei arriva lì e basta. Lei si pensierà, si guarderà, e poi ti guarda a te. Sponsorizzata dalla società cosmetica Clair Realtà piemontese, guidata dal dottor Setti Osei. Gli ingredienti utilizzati sono trattati con procedimenti esclusivi e una gran esclusivamente al mercato professionale dell'acconciatura. Con oltre 30 accademie sostiene il Made in Italy. Questa grande azienda, più tardi, che andremo a conoscere più tardi, io vi metto al corrente che cosa avverrà. Ci saranno esattamente. I guess that's what I get for wishful thinking. Should've never let you in on the door. Facciamo un applauso, apri il cuore di noi, eccolo qua con noi. Grazie mille, complimenti, una bella fotografia tutti insieme, tu centrale, ecco, facciamo una bella foto.
Padre Cuore Blu. Complimenti alle nostre ragazze che sono le ragazze femminili Leral. Grazie mille. Thank you.
scusate, Inomana, le nostre ragazze, complimenti, complimenti alle vostre creazioni. Di Torino Vana e le nostre miss, quanto sono belle! No, le state guardando con attenzione? Ecco, no, no, ho visto lui proprio così. No, ma comunque è arrivo. Vedremo ora che cosa accadrà, queste loro... Scusate, vado dalle signore. Io posso venire a disturbare ogni tanto per informare anche loro di cosa sta accadendo. Allora, vediamo un po' di musica che posso. Sì, no, ci auguriamo, certo Donato, ci auguriamo veramente di sì. Tanto loro si stanno provando. Donato, tu che cosa farai? Posso chiedere il nome? I dati sono che sono insomma, regolarmente non vogliamo fare questo, vogliamo solo tagliare i capelli, vogliamo praticamente restituire la felicità, l'allegria, lo sprint a quella signora. Sì, intanto non avete ancora bisogno di piastre, vero? Mentre qua stanno cercando di scoprire qual è il problema. I nostri ragazzi ci dovranno portare il vento corrente, ma lo scopriremo tra poco. Chiamata Polka.
pronta ad usare i prodotti. Certo, giustamente. E invece sono tagli fortemente strumenti, quindi ci sono delle linee molto molto forti, tipo la prima che... Facciamo una cosa, mentre tu me li racconti. Sull'area frontale con il proprio proseguimento del capello totalmente lungo. Bene, l'abbiamo conosciuta. Quella dietro, con una gradazione lavorata sulla parte anteriore e sulla zona frontale sempre tenuto un peso più forte. Visto che sono curioso, ti sei fatto aiutare donato come prosegue la tua creazione? Che lo racconta? C'è solo un bella, giusto per dare un attimo, per rendere più spettacolo. Allora, tu hai aggiunto... Mettiamo, la mandiamo in passerella? Allora, vediamo ancora. Fate un applauso, fatevi sentire. Accompagniamo le creazioni con gli applausi. Qua in giallo c'era la... Benissimo, non sta soltanto continuando a vedere quello che è avvenuto qui sulla nostra passerella. Queste sono poi le creazioni, quelle che abbiamo visto prima dell'estate 2011. Presenteremo... Un applauso, bravo, grazie, grazie. E l'equipe Marianella che è veramente ospitale, grazie ancora infinite Torino, buon divertimento a tutti, senza pensarci, c'è troppo da pensare in questo periodo, sono, voglio essere ottimista insieme a voi. E dobbiamo essere, grazie per la tua alba, grazie alle creazioni. Allora, prego, anche con le vostre ragazze, bene, complimenti, intanto... Mi sento di poi mi do sereno, mi accorgo di essere in ritardo e non ci sto dentro, non me la sento dato che cambia la gente. Come fa, tic-tac, senti l'orologio come fa, tic-tac, 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 è il rumore del tempo che va, passa il tempo e sento che come veleno, non sono i tic-tac dell'ex di Eros, non è uno spot ma è la vita reale, sai che c'è che ormai non si torna indietro. Qualsiasi cosa hai fatto resta nel tempo, e se hai sbagliato paghi i tuoi danni, e giorno in giorno il tuo viso riflesso, te stesso in ogni contesto. Passa sempre e sento che sono più vecchio, l'età che avanza e sfido il mio tempo, non devo in fermo e penso e ripenso, memorizzo come avessi un arbis interno, e chi si ferma resta perduto. Non è il mio caso, non resto seduto, e se mi fermo come un orologio, cambio batteria e ritorna tutto a posto. Senti l'orologio come fa, tic-tac, vedo il tempo che va. Ma
I'm so tired of the world.
Grazie, grazie a tutti. Abbiamo Maria Teresa Albri, grazie. E qua possiamo dire che in parte giochiamo anche in casa, perché designer, produttore, imprenditore Gianfranco Aldino. Io vengo da voi, perché voi adesso avrete un compito importante. Thank you.
sulle squadre, abbiamo tutte, mettiamo le cose. Mentre, ecco, fotografano la prima fila, quando ci lasceremo spazio per fare in modo che voi possiate fotografare anche la seconda fila, perché so, non si avete dei sorrisi, quello è importante, ovviamente su quella che sarà poi la comunicazione di Sclera System. Eccole qua, chi sta, chi di loro ne farà parte. Conquistare perché sfilerà, andrete a sfilare davanti a loro, però anche il nostro pubblico. Eccole qua. Grazie, complimenti, bellissime. E adesso, cari giurati, vi le vedrete perché passeranno e sfileranno per voi. E iniziamo subito. Ilaria ha 19 anni ed è di Torino. Ilaria Pauger, anche la nostra giuria, ma ci vedete bene. Giurati, avete visto Ilaria? Sì, bene. Grazie Ilaria, la numero uno. Ha 18 anni ed è di Torino. Soffermati per la nostra giuria per quel sorriso all'uomo. Lei è Martina Miotti, 18 anni, dal numero 2. Grazie Martina. Maria Luisa ha 19 anni ed è di Torino. Anche per Maria Luisa, la giuria, il sorriso, mi raccomando. E la numero 3, Maria Luisa Facello, 19 anni, di Torino. Vai Martina. Martina ha 18 anni ed è di Torino. E la numero 4, Martina Pugnato. Giulia ha 19 anni e di Novara. Paola sarà qui alla giuria. Conquistiamo la Giulia con un bel sorriso, Giulia. Grazie. E Giulia Carcaterra, 19 anni, di Novara. Adesso... Elisabetta, 25 anni, ed è di Torino. Siana ha 25 anni e anche lei è di Torino. Pausa davanti alla nostra giuria. È bello perché loro si consultano anche tra giurati, è bellissima questa cosa, ci si confronta. Grazie numero 7. Adesso ecco Chiara ci lascia. Ha 20 anni. Ha 20 anni ed è di Torino. Complimenti. E Silvia che Davide ha 19 anni e dei Rimoli. E la numero 9 si chiama Dalila Marchetto, 19 anni, di Torino. E
Il numero 10 che andiamo a conoscere insieme si chiama Valentino. Grazie.
19 Elisabetta Giacone. Cari giurati, se vedete che state confrontando, certo, voi adesso dovete fare una cosa importante, che è quello che è il momento della votazione. Il cuore dell'infanzia e il progetto Donna Bambina a Santa Cruz. Questo programma mira ad offrire aiuto e sostegno alla popolazione del comune di Santa Cruz. È semplicemente l'isola di Praia. In una zona chiamata Santa Cruz ci sono 3.000 bambini che vivono in mezzo alla strada. Le mamme di questi bambini hanno dai 16 ai 19 anni. Alcune di queste mamme hanno 3 figli. Provate a immaginare che difficoltà che hanno queste ragazze a portare avanti questi 3 figli. Anche perché i mariti, che sono giovani anch'essi, si sono dileguati, in quanto chi è andato a lavorare in Portogallo, chi è andato a lavorare in Olanda, e queste mamme sono da sole. Io pensavo di fare questa società Capoverde, e tutti gli utili, e non solo, che ricavo li dono a questi bambini e a questa associazione. Beneficenza, ma lo faccio perché vorrei sensibilizzare anche voi, in quanto all'ingresso ho messo un banchetto dove potete, se volete, avvicinarvi e chiedere informazioni come si può adottare uno di questi bambini a distanza. Costa pochissimo e vi garantisco che i soldi non vanno persi, in quanto sono gestiti dai frati Cappuccini di Fossano, e i frati non li sperperano, ve lo posso garantire questo. E mi appello anche al titolare della rotonda, persona molto sensibile che ho conosciuto, in quanto credo che anche lui magari potrebbe fare qualcosa di bello per Capoverde. Comunque vorrei ringraziare la giuria per essere venuta a giudicare nel senso buono, grazie alla loro professionalità, tutte queste splendide ragazze. Poi volevo ringraziare gli stilisti, che sono veramente bravi, e vi auguro veramente tanto successo, e i nostri parrucchieri, che si sono esibiti al meglio per farvi contente, voi parrucchieri presenti in sala. Volevo ringraziare i nostri fotografi, il DJ, i coordinatori, bravi, il presentatore e la rotonda. Grazie a tutti. Grazie a Luigi Marianella. Noi l'immagine della Clarence System in Italia e nel mondo. Cercate di stare su tutte quante, ragazze. Barbra Streisand. Vi posso sentire con un applauso per tutte quante loro? Io non so ancora nulla, non so cosa verrà, però guardandole voi, ecco, voi avete notato un viso che secondo voi potrebbe... Sì, c'è la signora che fa piccole testa. Siamo pronti? Ancora no, ancora un attimo. Un pochettino sì. Numero 16, c'è questo sorriso che... Forse perché prima ho detto, ricordato, mi raccomando, voi dovete cercare di complimenti, vanno agli stilisti, perché gli stilisti ce l'hanno vestite, le hanno fatte conoscere. I parrucchieri, a Donato Alba, a Silvia Vessichelli, a Pietro Daria, Monica Galliano, Sara Caigli e al team, a tutto il team della Cleval. Poi grazie anche per quanto riguarda le date, Valentina Marmello, Calogero Tutino e Serena Campo. Ancora applausi, continuiamo con gli applausi.
Poi ci sarà tutta la parte che noi vi vorremmo presentare, lo faremo dopo. Però forse ci siamo. Ci siamo. C'è. C'è. Ci sono i tre nomi e i tre numeri che andranno a far parte dell'immagine della Pleural System in Italia e nel mondo. Devo leggere la scheda quella con i nomi delle persone che verranno. Invito qui sul palco vicino a me Serge e Noel, ecco qua con noi, ex indossatore. Come sono state le nostre ragazze? Che belle e bravissime. Solamente purtroppo c'è sempre una scelta. Quando si fa un concorso o si fa una selezione di Miss, si deve anche dare un giudizio talvolta anche difficile su certe persone e sugli altri. Spero che tutti hanno la fortuna che meritano le cose della loro. E noi vedremo. Vedremo anche perché questa è una vera e propria carriera, un contratto. Ci sarà questa immagine delle nostre ragazze che girerà l'Italia e il mondo. E terza classificata, la numero, lo fate un applauso a tutte. E questa è la visitata, la numero 11, Riche Rosi, terza classificata. La parte dell'immagine della Pleural System, facciamo indossare la fascia. La fotografia, soffermatevi insieme. E seconda classificata e viene premiata da Ida Lidia, eccola qua con noi. Mettiamo bene la fascia per il momento delle fotografie. Con la corona? Vieni Lidia, vieni qua. La metto giusta. Cosa? Talacce la corona lì. E allora adesso siamo pronti. Io devo fare un applauso a tutte quante loro, sono tante però sono tre le parti. È l'immagine della Pleural System. Con Voltola lo vedremo, lo vedrete voi nei nostri saloni, lo vedremo in giro viaggiando in macchina, in giro per l'Italia, in giro per il mondo. È il volto di una di loro. Sa, di una di loro. Posso chiedere un attimo di silenzio, per un attimo, anche di musica, perché Miss
System 2011 è... è la numero... Allora, prima ho ricordato un po' di città, la provenienza, è la provincia di Torino, è la numero... 9 dalla Marchetto, mi schiaccio, 11. È l'immagine della terra, del mondo, la numero 9. Tante le nostre ragazze, grazie veramente a tutti tanti voi. Io vorrei in questo momento anche invitare tutti quanti coloro che sono stati protagonisti dietro nel nostro backstage a raggiungermi. Venite qui, protagonisti anche voi insieme a noi, perché loro sono stati coloro che hanno lavorato, che sono stati in nostra compagnia. Brave le nostre ragazze, ma brave veramente a tutte quante. Dove siete? Venite, raggiungetemi. Prendetevi anche voi l'applauso, perché voi avete lavorato dietro nel backstage. Ci sono i cantatori, ci sono gli stilisti, ci sono tutti. Voi avete valorizzato queste ragazze. Avete valorizzato in questa nostra serata ed è giusto che anche voi ci siate. In quelle regole che arrivano, erano tutti quanti, bravi. Bravi, fatemi vedere, guardate, io passo dietro, vi lascio veramente lo spazio e la visibilità, voi siete stati veramente tutti quanti fantastici, è immeritato veramente questo fatto, complimenti a tutti quanti voi, grazie alla nostra giuria, ai nostri giurati, veramente un ringraziamento particolare. Allora, giustamente io invito anche tutti quanti i nostri giurati a fare le fotografie insieme alle nostre ragazze. Grazie mille, insomma, a tutto lo staff, tutti quanti coloro che sono stati dietro con noi, complimenti a voi tutti. Le ragazze le tengo qui. Le tre ragazze, non c'è... fare in modo che loro possano fare la fotografia, grazie, così almeno siamo le fotografie ufficiali, bene, compito anche dei nostri fotografi di fare in modo di prendere tutte quante loro. Praticare una foto con te.